Ciao, siamo qui nella location dove terremo il Memo Camp edizione invernale e ci tengo a farti vedere qualche dietro le quinte di quello che sarà questa esperienza. Una cosa importante, lo faremo in un periodo particolarmente strategico, dal 26 al 30 dicembre, perché so che tanti pensano: ah, ma io vorrei stare a casa e così via. Dal mondo dello sport, quello che ho imparato è che tante volte le gare si vincono in allenamento, è quello che uno fa in momenti in cui tutti si riposano che fa la differenza. Farlo in questo periodo è un momento strategico per un duplice motivo. Il primo, è vero che uno magari non sta a casa e magari rinuncia a qualcosa, ma va ad acquisire un metodo che gli permetterà di studiare meno e meglio in seguito. L'altro aspetto è che dopo quel periodo che ha interiorizzato le tecniche, può metterlo in pratica durante le vacanze e non magari con subito la scuola che inizia, avrà tempo di fare una sorta di defaticamento, mettere in pratica, consolidare bene e partire con una marcia in più. Purtroppo molte persone in questo periodo si riposano, non fanno niente di strategico, questo è tutto quello che di peggio si possa fare, perché dopo la gara è ancora lunga e quando uno inizia ad arrivare aprile, maggio e non riesce più a sostenere il ritmo di tutte le cose che deve sapere, allora è il momento in cui dovremmo dare il meglio e invece siamo proprio stanchi. Quindi, se ci stai pensando, è questo il momento buono per prendere la decisione e ci vedremo qui al camp. A presto da me e da tutto il team che è qui, che stiamo lavorando per rendere questa edizione speciale. Lo possiamo far vedere tutto il team? Ciao! Ciao! Ti aspettiamo! Ciao! Guarda, voglio farti vedere anche il contesto in cui trascorreremo questi giorni. Quindi è vero che non sarà una vacanza a casa, ma sarà una vacanza in un posto meraviglioso, perché qui l'obiettivo è imparare divertendoci. Ti aspetto. Ciao! Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small.